Va ora in onda Giro di Tacco. I riflettori accesi, l'orchestra è già lì tutta per voi. L'attesa è un'emozione, c'è un po' di confusione, però stasera siamo qui con voi. Maestro, questa sera inventa mille note, perché voglio cantare per la gente che ci ascolta. Innamorata di voi, son sincera, io sento il vostro affetto qui in un angolo del cuore, la mia canzone nasce perché ci siete voi, lo giuro cari amici sono sempre innamorata. Che bello stare insieme, cantare in allegria, i vostri applausi son la gioia nella vita mia. La musica è sollievo, sa riscaldare i cuori, andiamo incontro all'alba, incontro al sole. Maestro, questa sera inventa mille note, perché voglio cantare per la gente che ci ascolta. Innamorata di voi, son sincera, io sento il vostro affetto qui in un angolo del cuore, la mia canzone nasce perché ci siete voi, lo giuro cari amici sono sempre innamorata. Buon pomeriggio amici telespettatori, Radio Sorriso TV, canale 74 del Digitale Terrestre. Salutiamo Ilenia Gai che abbiamo inserito perché domani aprirà lei la lunga maratona di Giro di Tacco, alla quale era presente anche la nostra ospite Manuela Angels, che sabato salutiamo sabato scorso. Buongiorno sorrisini. Ed è qui presente anche con noi Daniele. Com'è che si chiama lui? Il nostro cantante, Jack Arte, Daniel. Jack Daniel. Questa è l'edizione odierna di venerdì, quanti abbiamo oggi Manu? 6, venerdì 6 marzo 2020 di Giro di Tacco. Voi sapete che noi iniziamo più o meno verso le 13 e termineremo alle 14.30. Dicevo, innamorati di voi, Ilenia Gai che domani aprirà dalle 10 con Fabio Reginato, ci sarò in parte anch'io ma solamente per la fase iniziale del collegamento. Questa lunga maratona che ripeteremo sempre per Giro di Tacco Special dalle 10 alle 20 di domani sera. Manuela, ieri sera ho visto che eri a suonare su bel posto. Ieri sera saremmo dovuti ironizziamo un po', no? Ieri sera saremmo dovuti essere a suonare in realtà al Dancing in Nevada, salutiamo, ma nulla di fatto e nulla si farà per ho capito anche, almeno fino al 3 o 4 di aprile. Esatto, ho capito anche per un lungo periodo. Perciò, insomma, ce la mettiamo, ci mettiamo un po' il cuore in pace, anche se ti dirò, siamo leoni in gabbia, Sì,
siamo leoni in gabbia, siamo piuttosto... Secondo me quando torneremo a far qualche cosa tristi all'esterno scoppierà il mondo, perché sarà una voglia... Ma io me lo auguro. Non solo voi come orchestra. Io me lo auguro, mi auguro soprattutto che anche tutta questa paura si riesca comunque a contenere, a proprio... Non solo voi come orchestrali, ma anche il pubblico stesso che è a casa in questi giorni, insomma, che sente proprio il bisogno di uscire, di sfogarsi un po'. Io immagino i ballerini, quelli che conoscevo io, quelli che stavano sempre in pista dalla prima all'ultima, che proprio erano instancabili, e io li chiamo sempre i nostri instancabili amici. Ecco, loro come fanno? Come fanno? Anche perché, voglio dire, è un allenamento ballare, è un mantenere il fisico. Mi auguro che trovino uscite, il modo. Andate a fare qualche passeggiata. Trovino il modo di ballare in casa, non so, avranno una stanza, spero, adibita. Chi si trova a suo agio in queste situazioni qui è il nostro Daniele, perché il divano mai ha preso una forma che... Poverino, no, guarda che lui invece è molto molto attivo, vedi questi muscoli. Molto attivo, sì. I muscoli, è mica facile mantenerli, eh. No, bisogna fare. Mi dice lui, Non so perché mi prendono tutti per tiro. No, sarà una questione di faccia, di espressione. Pigro, no. Ma che? Ho detto così, no, tanto per interrompere un po' la. Sta bene sul divano. Sì, guarda che cavolo. Soprattutto a letto. Sta molto bene, sì. Comunque ci riposeremo, ci stiamo riposando un po' tutti, ci stiamo caricando tutte le batterie, a parte che prima non erano proprio scariche del tutto, però insomma ce le stiamo ricaricando con la speranza che... Ricarichiamo le pile e prepariamo cose nuove, eh. C'è da dire che perlomeno insomma approfittiamo di questo periodo per insomma magari fare qualcosina di nuovo. Noi adesso particolarmente insomma stiamo progettando un nuovo disco, per cui siamo un po' impresi con la studio di registrazione, ma insomma dai, adesso avete l'occasione buona per mettervi al lavoro, insomma, cioè per sì dai, abbiamo del tempo, cioè nel senso preparare canzoni nuove, certo, che come dire, non essendo stato pianificato, sai, hai dei tempi, però sono come dire forzati, quindi non sempre riesci a far collimare tutte le cose, coincidere, vabbè. Comunque dai, be positive, siamo positivi. Bisogna sempre essere positivi. E non al tampone. No? Beh, insomma. A proposito, a me piacerebbe che ci stessero guardando, se c'è qualcuno di Vo, provincia di Padova, che ci sta guardando in questo momento, che chiamasse allo 0423 736674. Anche oppure... perché ci abitiamo tutti e tre vicini. Sì, beh, siamo lì vicini. Sì, lui un po' più di me. Ma io da Monterosso da te, non è che... Sì, insomma, comunque tu abiti più vicino rispetto a me. Dicevo appunto, o ci messaggiaste al 393-7366-888, oppure telefonare 0423-7366-74 qualche abitante di Vo, che insomma ai quali porteremo la nostra solidarietà, no? Perché a Colonia non ci arriviamo mica, non credo che ci vedano da quelle parti lì. Però insomma Vo, che è qui in provincia di Padova, qui sono sempre un 60-70 km da Castelfranco Veneto, ma magari qualcuno ci stesse guardando, avrei moltissimo piacere che magari ci fesse anche facesse un colpo di telefono, e così per sentire, visto che non possono uscire, entriamo noi nelle loro case. Ma difatti l'intento nostro di produrre una trasmissione come quella di domani e come è stata quella del sabato scorso è proprio questo, cioè andiamo noi a casa delle persone, facciamo vedere i volti dei loro dell'orchestra, dei loro beniamini attraverso la televisione, per quel poco che poi si può fare, perché non è che insomma voglio dire, Sant'Antonio non so neanche più se faccia miracoli, cioè non sì, è fatto, costano in questo periodo, no, sì, dico, che fa, anche perché abbiamo sempre bisogno di credere, sì, in qualche no, miracolo, abbiamo bisogno nel senso che miracoli non riusciamo a farne, insomma, no, hai capito questo? No. E allora? Però insomma già una maratona così, lo dicevo prima in radio, siete stati veramente da premio, secondo me una delle pochissime emittenti siamo riusciti insomma a creare, siete riusciti a creare. Stiamo cercando di risolvere un po' sul morale a chi ci guarda e anche a voi, insomma. Sentiamo se c'è qualcuno in linea. Sorriso, buongiorno, chi parla? Buongiorno, San Gennaro, come andiamo? Bene, chi parla? Mi chiamo un vecchio amico e il suo nome si chiama Eugenio. Eugenio? Ciao Eugenio. Ciao. Dimmi Eugenio. Ti vedo bene. Ma parli di me o di lei? Perché No, ti parlo di te. Lei non la conosco, dopo la saluto. Eugenio, sai che non ricordo mica. Eugenio da dove? Da Padova con Radio Sole Festa. Mamma mia! Sono amicizie. Sì, insomma. Andiamo dentro i primi 20 anni, Eugenio.
vabbè, ma mica di no qualcuno di più di te. Lo so, io canto, giusto? Ancora ti ricordi? Sì, io canto. Una canzone bellissima. Ogni tanto la metto su in radio e faccio i ricordi appunto tuoi di quell'esperienza che ho vissuto io più di 20 anni veramente fa. Ne abbiamo tanti ricordi con tanti amici. Adesso non è più quella radio di una volta, adesso è più moderna, o comunque torniamo indietro di un passo, che sono ricordi che non si può dimenticare. Sì, è vero. Va bene, Eugenio. Buona giornata. Grazie, caro. Grazie. Bella figliola. Emanuela, lei abita ad Abano come me, dunque. Grazie di cuore, Eugenio. Ciao, stammi bene. Ciao, Eugenio, auguri. Grazie. Ciao, caro. Ciao. Eugenio, abbiamo lavorato assieme in un'altra radio che adesso non c'è più, purtroppo. Aveva citato Radio Sole, ho capito. Radio Sole, sì. Prima veniva da Abano, sta Radio Sole, cioè ha cambiato nome quando ci siamo spostati da Abano a un'altra zona, insomma, siamo stati sempre su radio positive, sole, sorriso. Sì. Beh, ma andiamo indietro di più di 20 anni, più di 20 anni. Grande direttore. Ragazzi, grande. Sono anche vecchio, però. No, sei grande, che insomma, lasciamo perdere. Manu, anzi, facciamo annunciare a lui la prossima canzone, va? Perché io sai che ho. Se parlare pasta e fasoi, sì, ma. dai. È proprio quella, sì. Sì, è quella lì, sì. Allora lanciamo un brano di Dirty Dancing, interpretato da me. Daniele. Orchestra Emanuela Angels, il titolo? Esatto, She's Like the Wind. Amici, guardate, seguite il video. Guardatelo. Sì, e sono noi. Sono sempre io, anche perché qualcuno mi ha detto bello quello che sono la chitarra. Sono sempre lui. Nel video ci sono solo io. E noi ci sentiamo, ci rivediamo fra qualche minuto dopo i consigli commerciali e un altro video che eventualmente metteremo in onda. A dopo! She was the night next to me. She leaves me through moonlight only to burn me with the sun. She's taken my heart, but she doesn't know what she's done. Can't look in her eyes. She's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's not a weed.
Eureka Bull 200 è l'unica spazzatrice industriale al mondo con sistema brevettato Bull System. Chiedici perché Eureka Bull 200 rivoluziona il concetto di spazzatrice. Scopri perché è la tua macchina perfetta per pulire parcheggi, piazzali, campeggi, strade e ogni altro spazio di grandi dimensioni. Eureka, produzione, vendita e noleggio di macchine per la pulizia industriale a Cittadella Padova. Telefono 049 94 81 800. Eurekamacchinepulizia.it. Inizia la giornata con un buon caffè e con Radio Sorriso. È pronta la macchina da caffè di Radio Sorriso e potrai averla direttamente a casa tua con un kit degustazione di ben 231 capsule a soli 57 euro. 231 capsule con tipologie di caffè diversi, ginseng, orzo, tisane e tè. Poi deciderai tu quali riordinare secondo il tuo gusto. Macchina da caffè di Radio Sorriso e 231 capsule direttamente a casa tua a 57 euro comprese le spese di spedizione. Per averla chiamalo 0423-7367. 0423 7367. Avete un'orchestra e proprio come Sorriso TV vi piace far ballare la gente? Abbiamo una proposta proprio per voi. Potrete essere i nostri ospiti in TV nel programma Giro di Tacco, far passare i video delle vostre canzoni, essere protagonisti di Radio Sorriso per 30 minuti nel programma Spazio Gruppi ed essere intervistati in radio da Roberto Gennaro per farvi conoscere sempre meglio proprio da chi ama ballare e far ballare. Se vi piace l'idea, chiamateci allo 0423 7367 0423 7367. Ciao amore, sono papà. Ciao papi. Tutto a posto? Io sì, tu? Io sì, ascolta, hai due minutini? Sì, sì. Il papà voleva dirti due cosine. Ascolta, eh. Ok, va bene. Ho deciso di parlare a cuor sincero per dirti tutto quello che sento in me. Troppe volte mi son sentito in colpa per ciò che non ho fatto per star di più con te. Ho vissuto girando per il mondo, cantando, e questo è il mio mestiere. Non ho avuto la gioia di scoprire le cose che imparavi e quanto bella diventavi. Scusami per il tempo perduto. Ma no papà, non ti preoccupare. Ascoltami. Sono qui. Voglio parlare a te. Non sai i rimpianti che ho dentro. Ho perduto ogni momento mentre tu scoprivi il mondo intorno a te. Poi i tuoi primi passi incerti, i tuoi pianti e i tuoi sorrisi, e perciò ti chiedo scusa. È vero, questa mia scelta di vita mi è costata un po' fatica rinunciare a quei momenti. Non sai quante volte solo pianto, io che t'amo così tanto, non scordartelo mai. Papà, lo so che lo fai anche per me, stai tranquillo, immagino che sia con te tutte le sere. Io e la mamma siamo qui che ti aspettiamo e non sentirti in colpa, capito? Il lavoro mi tiene, sai, lontano. Al telefono ti chiamo, ti sento un po' con me. Ogni volta che ascolto la tua voce
mi prende un nodo in gola, mi viene nostalgia. Papà, uffa! Certe volte vorrei cambiare vita per starti più vicino, ma non lo riesco a fare. E ti prego, non starmi a giudicare, se a volte sono assente, sei sempre nel mio cuore. Anche tu. Scusami per il tempo perduto, ascoltami, voglio parlare a te. Non sai i rimpianti che ho dentro, ho perduto ogni momento, molto spesso ero lontano da te. E tu sei cresciuta troppo in fretta, mi ricordo piccolina che sei già una ragazzina. È vero, questa mia scelta di vita mi è costata un po' fatica, rinunciare a quei momenti. Non sai quante volte solo pianto, io che t'amo così tanto. Non scordartelo mai. Papà, ti voglio bene. Anch'io. Ciao, amore. Eccolo qui, grande Omar Codazzi con la figlia Aurora, quello che non sai. E ritorniamo in diretta su Sorriso TV con Emanuela Angels e io mi ricordo Daniele. Jack, te lo ricordi meglio? Se va là, Jack. Non no, riesco. Daniele. Jack che non è Daniele, mi viene più. Dai, Daniele. Intanto le tue fans, come hai visto, hanno già iniziato a scriverci, no? Daniele, noi abbiamo già fatto scorrere il nostro regista Eddie, molto attento. Un abbraccio forte, Emanuele e Daniele. Dov'è? Questo è un altro. Buongiorno a tutti voi con un caro saluto dell'orchestra Emanuele Angels, un abbraccio a presto da Daniele Spolon, che salutiamo Berti Paglia. Grazie Daniele. Daniele, devi portarli a Berti Paglia loro qui, perché sono bravissimi, meritano. Eccolo qua, un abbraccio forte da Emanuela e Daniele, un bacione a Nicola, Thomas, Jacopo, Leo e Valentina da Caneva, e speriamo da Caneva. Di vederci presto. Valentina, sì. Speriamo di vederti davvero. Una volta Caneva era un locale dove si metteva il vino, la Caneva, non so, è un paese anche Caneva. Sì, sempre stato, dai. Dai, sto scherzando, sorriso, buongiorno, chi parla? Ciao fratellone! Ciao Katie! Osti! Hai visto? Io mi metto da parte e non ci sono. Fai come pure. Saluta, ciao Katie! Saluta anche loro, se no ciao, si sentono. Ciao Manuela, ciao Roberto! Ciao! Ascolta, stavolta sono arrivata in tempo. Oh brava, così non richiedi la canzone di nuovo. No, non capisco, scusa. Oh bene, mi fa piacere. Tanto che facevo a strada, arrivo a casa, guardavo a diretta, dai! Come va la schiena? Al momento è sempre là, sempre al stesso posto. Basta portare sacchi, basta. No, vabbè, se conta no. Ascolta, un saluto a tutti voi altri, un saluto a Irene e Mario. Pronto? Non ti sentiamo più, Katie. Pronto? È andata giù la linea. È andata giù la linea. Abbiamo purtroppo ogni tanto abbiamo di questi problemi che non riusciamo a risolvere. Katie richiama. Chiedo scusa io in prima persona alla Katie, ma a volte succede che non so per quale motivo si stacca, proprio va giù il telefono. Non è volontà nostra, intendiamoci. Però insomma succedono. Adesso se la Katie ci richiamerà, la metteremo di nuovo in onda. Eccola qua, magari è già lei. Prova a sentire. Pronto, buongiorno. Rieccomi. Eccolo. Ecco. No. Ce la facciamo. Scusami, Katie, sei caduta la linea o sei caduta tu? No, per carità, speriamo di no, speriamo che sia solamente una questione tecnica. Irene, Mario e anche a Greta. Grazie mille, Katie. Un bacione. Li salutiamo, ci uniamo ai tuoi saluti e mi raccomando, Katie, guarda che la schiena solitamente comincia a dolorare quando c'è un po' di stress. Quindi, no, mettiti calmo, tranquilla, rilassati problema. Un po'. Stato quel che c'è il problema? No, vuoi il massaggiatore?
Ah, no, non hai un massaggiatore? Personalizzato, no? Perché abbiamo scoperto una cosa, che Daniele fa anche fai anche il massaggiatore? Non lo sapevo, comunque. Può essere interessante avviare questa improvvisa attività. Da oggi, via. Ci abbiamo trovato anche un lavoro, vero Katie? Ah, appunto. Oltre a quelli che già fa, perché... Va bene, Katie. Un abbraccio, grazie mille. Un bacione, Katie. Buona giornata. Ciao. Anche in questo caso. Sì, ciao, Katie. Abbiamo una telefonata in attesa. Sì, adesso vediamo se. Eccolo qua. Eccolo qua. Ormai è diventata padrona di casa. Sorriso, buongiorno, chi parla? Pronto, Roberto. È un'ora che chiamo. Ah. A Sò Maria. Da dove? A Sò Maria, tua amica da Porto Tolle. Porto Tavole, non Tolle. Ciao, dai, Maria. Dai, che sono da Scardovari, sono qua dalla Sacca. Sacca di Scardovari, Rovigo? Sì. Bene, dimmi Maria, cara. Hai detto che sei vecchio, non siamo mica vecchi? No. Noi del 43. No, siamo giovani dentro noi, No, caro, siamo antichi. Antichi? Antichi. Vintage, vintage. Con la guerra noi. D'altronde... Adesso la vediamo questa guerra noi. Ma no, niente vero. Ma forse questa bisogna pensare bene, perché siamo tanto cattivi. Purtroppo siamo cattivi, e questa è una dimostrazione che le persone si devono voler bene. Va bene, ok, capito, Maria? Roberto, cosa voglio dire? Sì, cara, ho capito. Deve unire tante cose. Se tu guardi il nostro Veneto, non ha mai fatto tutte quelle storie, sono tanto buoni anche a Venezia, che la Lombardia mi ha rotto proprio nella televisione, che si lamentano continuamente. Maria! Ciao! Ciao! Ciao Maria! Ciao! Ciao cara, ciao. Che non sapevo tenessi anche trasmissioni politiche. Io no. Infatti. Cioè, infatti. Lasciamo però, fare. Se è vero che dobbiamo unirci, però a un metro di distanza. Quindi... Sì, brava. Il problema è che noi qui non ce l'abbiamo il metro di distanza. Ai, no, ai, dico. Ai. Cioè, noi, io lascio agli altri certe. Ma là che noi ci vogliamo cose. Bene. Intanto, sì. Noi ci vogliamo bene e ci passiamo anche. Ecco. possiamo andare a vedere. Leggiamo. Che è successo? Pubblicità, vedi, ma pubblicità. Non andiamo a leggere i messaggi, li leggiamo dopo, però saluto innanzitutto Alfredo Barisone, che mi ha mandato il messaggio già ieri sera. Sì. Ha detto: guarda che ti guardo, salutami. Ciao Alfredo. Con la moglie Emanuela, un bacione a loro. Ciao Emanuela. Un bacione, un abbraccione a Gabriella Matiuzzo, che so che ci sta guardando. Mitica Gabriella. E a Patrizio, a Virgilio, Nicoletta, insomma. E tutti. Secondo me fra poco si farà sentire anche Silvano. I nostri amichetti. Silvano Fulanetto, che Silvana, tu non lo conosci, ma... Mago Silvano. Come non lo conosci? Silvano Fulanetto, beh, ti sì, magari. Sì. Anche a me. Chi non lo conosce? Chi sei Silvano? Che non lo conosce? È che non lo so io. Detto proprio in chi sei che non lo conosce? Da Aviano, provincia il grande Silvano, invece lo ringraziamo, perché è spesso presente con le sue foto, con il suo affetto si ma fa infatti sentire. Fa moltissimo anche lui per le orchestre, un po' sì. Come facciamo noi attraverso la televisione, attraverso la radio, ma anche lui, insomma, non è da meno. Diamo linea alla regia, noi ci sentiamo fra qualche minuto, amici, vai! Giro di tacco. Grandissima promozione per avere direttamente a casa vostra 200 capsule di caffè della tipologia che preferite, scegliendo tra la rossa, la celeste, la verde e ancora la nera per la macchinetta del caffè di Radio Sorriso. Tutto questo a 46 euro spese di spedizione comprese. Chiama 0423 7367. Chiama adesso. Quest'anno l'estate e il mare entreranno a casa tua. Nella tua residenza Tahiti Mare a Jesolo Lido. Sono pronte per la vendita unità abitative di varie tipologie e metrature. Alcune sono già arredate. Tahiti Mare, il nuovo esclusivo residence fronte mare di Jesolo Lido. Tahiti Mare, di fronte solo il mare. Per informazioni sull'acquisto chiamalo 0423 73 66 14. tahitimare.com. Edizioni Novalis presentano il video del mese.
Eccoci ritornati. Salutiamo le edizioni Novalis nella figura di Cristina e Roberto Rinaldi. Ma le salutiamo con un grande abbraccio. Anche da parte mia. Grazie davvero. E noi dovremmo leggere alcuni WhatsApp. Anzi, ti do te il compito, perché intanto io, cari amici, lo dico per quelli i quali ci stanno guardando in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Voi sapete che da oggi iniziamo proprio le dirette in Facebook sul profilo di Sorriso TV di Radio Sorriso. Se voi entrate nel sito www.sorriso.it e poi cliccate mi piace alla pagina Facebook, si apre e ci vedete in diretta anche attraverso Facebook. E dunque lo dico per loro, magari è la prima volta che ci stanno guardando in televisione, perché prima qualcuno che ci segue Sorriso dalle parti della Liguria, dico una regione tanto per citarne una, ma anche della Sicilia, ma anche dall'altra parte dell'oceano. Parlo degli amici italiani che lavorano all'estero, che sono in America, che sono in America Latina e quant'altro. Bene, presento anche a loro per la prima volta, per coloro i quali non ci avessero ancora visto, la nostra speciale macchinetta del caffè di Radio Sorriso, Radio Sorriso TV. Come vedete qui c'è il nostro logo in questo stupendo oggetto che noi mettiamo in vendita da un anno a questa parte, a 57 euro, spese di spedizione comprese, consegnata a casa vostra direttamente, macchina con 231 cialde o capsule di caffè. Io adesso, finché Manuela leggerà i WhatsApp vostri, mi farò un mio tango, un caffè all'arabica. Alla prima che chiama, facciamo una promozione speciale oggi perché siamo qua. Alla prima che chiama la facciamo consegnare a casa direttamente da Daniele. Fa un piacere che se compra dopo. Però ne venderesti, eh? Sì. Però noi abbiamo un'altra promozione da fare eventualmente al pubblico che sta guardando da casa. Se venite qui direttamente in sede ad acquistare la macchinetta del caffè, non vi faccio trovare Daniele perché non so quando c'è Daniele. Insomma, però oggi c'è. Però vi daremo in omaggio dei gadget della radio, il nostro zainetto e alcune altre cose, la maglietta e via. Sempre con 57 euro vi daremo dei gadget se arrivate qui in via Mimose 12 a Castelfranco Veneto ad acquistare la nostra macchinetta del caffè. Sempre 231 capsule, sempre 57 euro con la macchina, però in più vi daremo anche dei gadget nostri. Dimmi. Ma abbiamo una telefonata in attesa. Ma non vediamo niente qui. Attendo lo squillo. Qui non arrivano segnali. Parlo al nostro regista che c'è. Pronti, buongiorno. Vabbè, comunque. Eccolo qua che arriva il segnale. Pronta? Prima on. Se mi danno il segnale, bene. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Ciao Tosca. Buongiorno a voi. Ciao, grazie. Come stai? Bene, grazie. Volevo darvi un saluto, un abbraccio, un bacione particolare. Cara, tesoro. Ecco, sai quanto bene che te voglio, vero? Mi stiamo guardando io e Nico e ci piace vedervi, insomma, ecco. Grazie. Tosca, dove ci chiami? Da Campagna Lupia. Campagna Lupia, da Venezia. Campagna Lupia, sì. Venezia? Sì. Sì, perché c'è qualcun altro che abitava a Venezia una volta. Sì, io ho il marito veneziano. Sì. Va bene, Tosca. È bello vedervi, un bacione grande e un salutone. Grazie mille. Tosca, cara. Ciao, Tosca. Un abbraccio. Buongiorno. Ciao. Grande, avete letto un po' di messaggi lì o mi devo arrangiare tutto io? Ma che è già qua fin adesso? Allora, io intanto mi sorseggio. Allora, beviti il caffè che noi salutiamo. Valentina da Caneva, l'abbiamo letto. Ciao. Salutiamo. Un saluto al grande e meraviglioso Daniele, ci manchi, da Ketty, Gabriella, Linda, Ilenia e Patrizia. Ciao, a presto. Ciao Ketty. Alla affascinante ospite donna con due occhi che brillano come diamanti, Dennis Di Maniago, amore, ciao. Uso Ergene, diciamo lui a Paolo. Salutiamo Daniele Sfolon, del quale avevamo letto prima il messaggio. Paglia, ciao Daniele caro. Grazie mille. E pensaci per Berti Paglia, Un abbraccio. Noi siamo qui. Ciao Daniele, un abbraccio da Giuliana e Giuseppe, Agriturismo e il Dosson. Ciao Giuliana, ciao Giuseppe. Ciao Giuliana e Giuseppe, un abbraccio anche da noi. Poi. Un saluto a Daniele e Emanuela da Pietro di Fratte. Ciao Pietro. Ciao Pietro. Ciao Pietro, ti aspettiamo presto. Avanti.
Ciao bellezza, tantissimi saluti da Marzia e Carlo, sei la bionda più sexy del Triveneto. Beh, insomma, non ha parlato una che non è da meno, una gran gnocca, nonché il suo marito chitarrista, e un bacione al Piovesana. Grazie. Ciao di carissimi. Cuore. Un saluto e un abbraccio a Emanuela e Jack da Michela e David. Ciao Michela, ciao David. Ciao. Non ho ancora tagliato la barba, perdonami. Sai che le donne non piacciono i maschi. Ma... Sì, che bella che è quella. Questo qua è Silvano questo. Questa è Silvana. Ah no, Rita. No, no, Rita. È un'altra Rita. Donna molto presente con i social. Photo grazie maker. Rita. Ciao, passaci bellissimi. A trovare un giorno. Un bacione ad Emanuela e Dani, un grazie infinito a voi di Sorriso TV che ci tenete compagnia in questo brutto periodo con le nostre orchestre del cuore. Da Rita Lago, Angelo di Galliera Veneta. Beh, Galliera, sei qua a due passi, cioè, puoi venire qua in bicicletta, Rita. Nonché vieni a comprare la macchinetta del carro. No, adesso la macchinetta, cioè, oddio, se vuoi la macchinetta puoi venire tranquilla. No, ma dico, visto che sei qui a due passi in bicicletta. Ma dai che scherziamo, sì, ma poi la Rita lo sa che sì, scherzo dai. Io, ormai dai. Con lei è una barzelletta continua. Dai. Buongiorno a voi, saluti da Anna. E che è assieme a Gabriella, baci. Ciao Anna, ciao, grazie Anna. Di cuore, un bacione anche a Gabriella. Un saluto al direttore e ai suoi ospiti. Il ballo non si ferma, il virus passa e tutto riprende. Un augurio a tutte le orchestre. Una canzone per tutti, Alida Ferrarese, sì. Quella che vuoi. Iole da San Martino di Lucca. Ciao Iole, ciao carissima. Dopo te la metterò su di sicuro Alida Ferrarese. Aspetta, 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 aspetta. Brano. No, subito. Ah, Brano. Vedi, vedi la regia. Abbiamo la regia che è attentissima. Come e dicono, soprattutto in super orario. Come dicono a Bologna, scherza Brisa. Niente. Non scherza Mina a Mina, Rovigo. Mina a Rovigo, ma Brisa dirà Brisa, a Ferrara. Dopo a il po' dicono Brisa. A Frara. Scherza Frara, ma anche Bologna. Allora, va bene, allora abbiamo in scaletta Camminerò, che è un brano di Emanuela Angels, che è anche in classifica sui primi posti della classifica tra le canzoni più richieste a Radio Sorriso. E io ringrazio tutti i sorrisini per queste belle abbiamo richieste. Ovviamente sì, non vediamo l'ora di cantarvela dal vivo. Io non vedo l'ora di cantarvela dal vivo, ragazzi, siamo proprio come i leoni in gabbia. Camminerò! Camminerò, a dopo! Lungo il sentiero e le salite io scorderò, ascolterò il mio pensiero e capirò, sì capirò, negli occhi avrò una speranza e la terrò dentro di me, l'accenderò. Il suo cammino seguirò, avanzerò dentro i miei anni e le tempeste della vita vincerò, dai pugni presi mi solleverò e la mia vita io vivrò. E le risposte io cercherò, contemplerò il tuo mistero e amerò, sì amerò. Poi quando avrò le braccia stanche, con i ricordi miei più veri dormirò e sarò in pace. Sarò soltanto questa canzone.
locali chiudono, ma voi avete ancora voglia di ballare? Radio Sorriso porta le orchestre a casa vostra. Domani, dalle 10 alle 20, su Sorriso TV, una puntata speciale di Giro di Tacco con le migliori orchestre. Ilenia Gai con Fabio e Monica, Aroldo Massarenti, Francesca Salmieri, Emanuela Moretto con Enrica Pepe e il maestro Guzzinati, Dagmar con Rita ed Elisa Del Mare, Ilenia Meggiolaro dell'orchestra di Luca Roncari e Marco Gavioli, Gianluca Savoldi, Linda Biscaro, Monica Marchiori e Iro Di Gini, Daniela Cavanna. Sintonizzate la vostra TV sul canale 74, alzate il volume e ballate con noi. Giro di Tacco non stop, perché chi ama ballare non si ferma mai. Tutti i giorni su Radio Sorriso TV, un mondo di auguri. Gli auguri te li facciamo in diretta TV. Compleanni, anniversari, onomastici, invia un messaggio al 393 73 66 888 e dedica un video alla persona da festeggiare o chiamaci in diretta allo 0423 73 66 74. Un mondo di auguri con Paola Cavinato sul canale 74 del Digitale Terrestre per Veneto e Friuli Venezia Giulia di Radio Sorriso TV, la televisione che ti piace di più. Con Sirene Blu, la festa della donna è davvero preziosa. Per festeggiare tutte le donne, sabato 7 marzo, con una spesa minima di 15 euro, ti regaliamo un bellissimo bracciale con pendente a coccinella. E per tutto il mese tanti prodotti in super sconto. Scala detersivo piatti 5 pezzi, 2,95 euro. 5 pezzi a soli 2,95 euro. E in omaggio, un'originale pratica spugna per le tue stoviglie. Sirene Blu, tu di più. Vi piace Radio Sorriso? Sì? Radio Sorriso con la sua musica arriva al cuore della gente. Se nei prossimi giorni vi arrivasse una telefonata per sapere quale radio ascoltate, non esitate. Rispondete Radio Sorriso. La vostra risposta per noi è importante. Radio Sorriso, più giovane che mai. Casino di questi tempi complicati, io non ho smesso di giocare le mie carte, ben consapevole che il banco vince sempre e che mi restano soltanto le speranze, ma il vento cambia in fretta, il vento cambia in fretta. Il vento cambia in fretta, il vento cambia in fretta e spazzerà da questo cielo nero nero tutto il catrame delle nostre ipocrisie, tutti i proclami e le promesse disattese che erano solo tristi bolle di sapore. Vivere al riparo del tuo amore, anche se vedo intorno a me terra bruciata, pronta a scommettere che il mondo sia migliore, che sia gli sgoccioli di questa notte amara. Il vento cambia in fretta, il vento cambia in fretta. Il vento cambia in fretta, il vento cambia in fretta e spazzerà da questo cielo nero nero tutto il catrame delle nostre ipocrisie, tutti i proclami e le promesse disattese che erano solo tristi bolle.
Ferrarese. Geometrie, perdere spazio alla potenza di un pensiero che ci accompagni lungo strade alternative. Il vento cambia in fretta, il vento cambia in fretta, il vento cambia in fretta, il vento cambia in fretta. Ritorniamo in diretta Sorriso TV, canale 74 del Digitale Terrestre, Giro di Tacco, questo programma che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, tutti i giorni, scuso sabato, domenica, però attenzione, domani c'è un Giro di Tacco special, vedi, ma dai, dillo tu. No, domani ci sarà una meravigliosa maratona di orchestre, noi abbiamo partecipato veramente con felicità sabato scorso e domani naturalmente ci sarà spazio per tantissime altre orchestre, sì. E mi raccomando, continuate a seguire Radio Sorriso TV perché insomma è la numero uno, possiamo dirlo? Oddio. Dai, lo dico io. Io ti ringrazio della tua fiducia, però bilancio, lo dico io. Stiamo cercando di aiutare nel nostro modo, che poi è quello di trasmettere musica sia in radio che in televisione, tutte le orchestre che in questo periodo sono in sofferenza, ovviamente, perché è un settore, tra le altre cose, anche poco difeso, quello dei musicisti, della musica da ballo e quant'altro. Visto l'andazzo del tempo, visto che i locali sono chiusi almeno fino al 4, mi sembra, di aprile, noi stiamo cercando di fino al 3, stiamo cercando attraverso queste maratone che facciamo tutti i sabato dalle 10 del mattino fino alle 20 di sera di portarvi le orchestre a casa vostra. È quel poco che possiamo fare per aiutare il mondo della musica da ballo. Dicevo, quel poco, quel tanto, Beh, insomma, quel sì, tanto. Ecco. Siete grandi. Canale 74, Digitale Terrestre, dal lunedì al venerdì, Giro di Tacco dalle 13 alle 14.30, anticipato da un mondo di auguri che conduce Paolo Cavinato dalle 12 alle 13. Grande Paolo. In più, attenzione, vi ricordo un'altra cosa, domani, anzi l'8 marzo, che quest'anno capita di domenica, ci sarà sempre Piccoli Grandi Sorrisi, il programma dedicato al mondo dell'infanzia, di bambini dai 6 ai 12 anni, condotto dalla nostra Elisa. Ci sarà sempre la classifica delle canzoni più richieste a Radio Sorriso, però a partire dalla mezzanotte, dal 001 dell'8 di marzo fino alla sera, oltre a vedere video di cantanti donne, ci saranno dei messaggi di donne artiste che ci hanno lasciato il loro messaggio, appunto per ricordare la Giornata Internazionale della Donna. In più, dalle 12 alle 14 ci saranno le nostre 6 colleghe che conducono programmi in qualche modo qui in Radio Sorriso, che faranno un Giro di Tacco in giallo, Giro di Tacco special 8 marzo, questo per la puntata di domenica. Spero di aver detto tutto o quasi, leggiamo ancora qualcos'altro? Abbiamo una montagna di messaggini, se non le leggo mi sa che mi leggo. Dai, allora, vediamo. Però non ricordo più dove eravamo arrivati, perché? Questo è la ritta, questo l'abbiamo vista. Questo, cara vista. Iole, ti abbiamo accontentato. Iole, siamo a posto. Poi? No, leggi. Ciao belli, un saluto caloroso a Nicola e un invito all'orchestra a Zennaro per trovarci a mangiare insieme. Ma magari. Chi è? Guarda. Aspetta, che voglio vedere, perché io non, cioè, quando è stato di mangiare, ragazzi, sono una iena io, dillo, insomma. Poi? Ciao Jack, sei fantastico, continua così, ti voglio un mondo di bene, la tua fan numero uno, Beatrice. Ciao, da Beatrice. Brescia. Cara Beatrice, aspetta che sentiamo chi c'è in linea. Sorriso, buongiorno, chi parla? Pronto? Sì, noi siamo pronti. Buongiorno. Come state? Benissimo. Che belli che siete in televisione. E lei chi è? Questa è la mia mamma. Sono la mamma dell'Emanuela. Ci devi ascoltare al telefono, non in televisione, perché arriva in ritardo il segnale. Ah, giusto, scusa che mi sposto. No, perché sennò dopo non ci senti più.
pensa, okay. La mamma che difficilmente mi segue perché sostanzialmente le dico guarda che ci sono in TV, poi se desmentica. Mm-hmm. Stavolta ha anche telefonato, lei che è timida, mami grazie. Ma lei non è una Lazzaretti, no. Però no. Eh? Non sei una no. Lazzaretti tu? No, 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 io sono una Pertile. Pertile, Pertile. Da Asiago. Ah, da Asiago. Perché lavorava con mio papà, un certo Pertile, però mi sembra che fosse da Campodasso o quella zona lì. Va bene, dai, siamo un po' dispersi, un po' qua, un po' là. Non ci siamo mai visti, sai, noi, mi prendi in giro tua figlia, sì. No, assolutamente. Io sì ti ho visto, ti vedevo. Sì. Quando ero ad Abano, adesso sì. Siamo a Torreglia, e sì che... Vabbè. Comunque dai, complimenti per la trasmissione. Grazie, cara. Un bacione a mia figlia, saluto particolare a tutti. Grazie. Ecco. E anche grazie. A te Roberto. Va bene cara. Mami, buona grazie. Continuazione. Grazie. Ciao. Tanti auguri. Ciao, grazie ciao. Mille. Prima che il nostro regista ci scriva pubblicità, io vorrei lanciare il prossimo video, che è un video fatto assieme da Pietro Galassi e Ruggero Scandiuzzi. Perché i due? Perché Pietro Galassi la settimana scorsa, sabato scorso, aveva telefonato appunto per salutare gli amici che si stavano guardando. Era in diretta al telefono. Sì, al telefono. Collegamento telefonico. E domani verrà in diretta telefonica anche Ruggero Scandiuzzi, così facciamo due piccioni con una fava. Con due puntate. Con due fave. No, dico una canzone li prendiamo entrambi. Pietro Galassi, Ruggero Scandiuzzi, Firenze, e noi ci vediamo fra qualche minuto, amici. Vai. Ma era fave o lupini? Come si dice fave o lupini? Fave. Ah, vabbè. Ditecelo voi. Fave, due piccioni con la fava. Vai, regia. Domando perché tu l'hai fatto con me, prendendomi in giro. Io anche oggi non so la ragione che do e se c'era un motivo. E mi domando anche se questa vita anche a me saprà dare un domani. E quanti anni dovrà e se il tempo potrà darmi serenità. Firenze sotto i ponti sull'Arno ha tramato il suo inganno, ha ferito il mio cuore. Firenze, maledico una donna i ponti sull'Arno. Io che scordare non so il dolore che ho quando penso a quel giorno. Io non so più se avrò e se poi troverò la certezza intorno. E mi domando anche se questa vita anche a me saprà dare un domani. E quanti anni dovrà e se il tempo potrà darmi serenità. Firenze sotto i ponti sull'Arno ha tramato il suo inganno, ha ferito il mio cuore. Maledico una donna che ha tradito il mio
sotto i ponti a Firenze. C'è chi ha la mania di aggiungere, noi invece preferiamo togliere e abbiamo preparato un dentifricio senza fluoro, senza saccarina, senza SLS. Aloe Vera Dent, il dentifricio che contiene il 95% di materie prime di origine naturale, incluso l'aroma. Per la cura della bocca dei più piccoli, c'è Aloe Vera Dent Kids. Trovi la gamma completa Aloe Vera Dent in tutti i negozi Sirene Blu. Aloe Vera Dent. E puoi sorridere anche senza motivo. Amici telespettatori, se non avete ancora la macchinetta del caffè di Radio Sorriso, eccola qua a casa vostra, è arrivato il momento di farvi un bellissimo regalo. Potrete avere direttamente a casa vostra la nostra macchinetta del caffè di Radio Sorriso che vedete qui a fianco a me, compresa un kit degustazione di ben 231 capsule, avete capito bene? 231 capsule. Tutto a 57 euro, spese di spedizione comprese, non pagate un euro in più. Mi raccomando, macchinette del caffè di Radio Sorriso più 231 capsule che comprendono diverse tipologie di caffè. Abbiamo il decaffeinato, il ginseng, l'orzo, abbiamo le tisane, abbiamo il tè, 231 capsule più questa bellissima macchinetta del caffè di Radio Sorriso, direttamente a casa vostra a 57 euro. Un vero regalo, e allora non perdete tempo. Chiamate in orario ufficio il nostro centralino. Fate questo numero, lo 0423 7367. Ve lo ripeto, 0423 7367, in orario ufficio. Fatevi un regalo meraviglioso. La macchinetta del caffè di Radio Sorriso più 231 capsule degustazione. Hai
grande maestro Franco Bergamini. Ricordando Verdi, vi abbiamo dato una pagina della storia della musica da ballo, signori. Al clarinetto, in do, c'era il grandissimo maestro Franco Bergamini, che da diversi anni non c'è più. Dunque questo è un video di quelli proprio veramente che fanno molto 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 piacere. Ringrazio a proposito Fabio Bergo, che mi ha messo a disposizione tutti questi bellissimi video della vera Romagna Folk, di una adunata fra musicisti romagnoli. Continuiamo. Fabio Bergo non è quello, il fisarmonicista. Sì, sì. Allora lo salutiamo anche noi. Tra l'altro, Fabio, so che sta cercando anche lavoro, poverino, perché dov'era non ha più avuto. Quando mi divorzio dal marito, allora. Sì, no, ma lui. ho già il fisarmonicista. Anzi, perché è tuo marito. Nicola, secondo me ti vedrei a suonare la chitarra te piuttosto che la fisarmonica. È lui, è che passa. Anche lui chitarra. Allora basta. La chitarra è la mia. Dai, allora andiamo giù a leggere per cortesia. Adesso certo. Dove sei andata a finire? Ciao, eccola. Roberto, un abbraccio alla bella signora, un saluto all'ospite vicino, Gianni da Cassola. Ciao Gianni. Poi su. Ciao belli, un caloroso bacio da Nicola, un invito all'orchestra Gennaro per trovarsi a mangiare, questo l'avevamo visto. Sì. Ciao Radio Sorriso, siete bravissimi, vorrei ascoltare un bellissimo brano, Nico da Venezia. Nico. C'era anche un messaggio prima. Che... Nica da Venezia. Sì, prima c'erano tre, ma lei ha cancellato, sì, cioè lei è andata su perché quando ha letto quello di quel signore di campagna Lupia per lei è tutto, no? Gli altri due non sentono. Ciao niente. Presentatore, ciao Emanuela, ciao Daniele da Via Valli 43. Bravo. Buona trasmissione. Irene Mario. Salutiamo Irene Mario. Diamo su una cancellato, questo qui è cancellato. Questo? Ah, Via Valli 43, roba no, che no, ti riguarda, no, adesso so, ho capito. So. Andiamo verso. Fai pensare, Via Valli. Sono arrivato. Ma a dare l'indirizzo così dai il telefono, già che sei. Sì. Meno male che con voi non ci sentiamo soli. Un mare di bene, Carla. Ciao Carla, carissima Carla di Legnago, provincia di Verona. Ciao Carla. Esatto, sì. Oh, là, qua il principe, questo qua è il principe. Un saluto a voi, un grazie al direttore per il grande sostegno. Emanuela, non mi dimentico, appena sarà questo momento, ci vediamo. Buon pomeriggio, Ennio Odissea di Spresiano. Insomma, Ennio. Grazie di cuore, Ennio. Ma io vorrei ricordare, scusami un attimo, vorrei ricordare non solo l'Odissea di Spresiano, tutti i locali da ballo, tutti indistintamente. Adesso in questo caso c'è scritto Ennio, dunque mi è venuto spontaneo ricordare l'Odissea, ma vogliamo andare al Diamantic, vogliamo andare al P1 di Abano Terme, vogliamo andare al Melody, vogliamo andare alla Baita al Lago, vogliamo andare al Mascara, vogliamo andare a cosa c'è a Fossa Lunga di al Palmariva, vogliamo andare alla Grotta di Artegna. Io saluto, raccolgo e mi scuso se mi sono dimenticato di altri locali. Il Melody, ho già detto il Melody. Poi i ragazzi di Montagnana, come si chiamano? Parioli. Il Parioli e poi lo Small di Cerea. Insomma, noi siamo qui anche per aiutare anche i locali, perché veramente la situazione è un po' difficile per tutti quanti, però come diceva ieri sera il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, uniti i ragazzi si vince, se ne viene fuori più forti di prima, senza tante rivalità, senza tante ma io qua, ma io là, dobbiamo essere compatti e vedete che ci riusciremo. Poi? Un saluto a voi, un grazie al direttore per il grande sostegno, questo l'abbiamo letto. Scusami. Ennio, sì. Ciao Ennio. Ciao mamma, ti vogliamo bene da parte di Carlo, Davide, Gabriele e Polpetta. Adesso lo sanno tutti che hai quattro figli. Cioè Giorgio, tanti tanti baci, un saluto a tutti anche anche a Daniele e a Roberto. Che sono i tuoi figli, secondo me? Sì, questo è mio figlio, pensa che non me l'aspettavo, infatti ho letto ciao mamma, ho detto ma non Poi dopo cosa c'è, dai? Amori, mi fate commuovere. Eccolo là, manco scrive vostra mamma. Dai. Cari miei amori, oggi la mamma, i bimbi, sono messi tutti, vabbè dai. Questo è per te. Emanuela, meravigliosa voce, la tua bellezza mi fa rimanere incantato a guardarti. Ma non aveva già mandato più un messaggio, dei tuoi occhi come diamanti. Mi ha mandato un altro. Mi ricorda la canzone di Mali Primiti, ti ricordi? Yeah. I tuoi occhi sono fari e baglianti, io mi ci metto davanti, Vabbè dai. Beh, voi dovete ancora nascere. Ho appena acceso la TV. Quasi difendi meglio. Buongiorno direttore, sono Fabio Bergo, saluto tutti e prego del video.
modalità dove appena c'è tu, Fabio, io ti ho sempre in mente, è che appunto abbiamo percorsi diversi purtroppo su certi aspetti, però se qualcuno mi dovesse chiamare via, volentieri insomma darò il tuo nome, insomma, più che volentieri. Daniele, ti lascio la parola, dai. Qua non andiamo nessuna parte perché c'è il marito che suona la fisarmonica, Fabio, santo di Dio. Qui no. Allora anche gli amici che ci seguono in streaming. Ah, ecco. No, perché dai. Velocemente, dai. Marco Stella, Tizi Giunco, Lorena Carpanese, Marica Solagna, Luca Fattori, Barbara Bellato, Beatrice Magri, che abbiamo già salutato, anche la Chetti, Sabina Franco, la Michela Devi, che abbiamo già, Leonardo Seghizzi, Bruno Scavini, Loris Ghiotto, il nostro grande fotografo, come Devi. Loris, sì, ti salutiamo. Greta Milani, un bacione, e Rita Benozzi, un abbraccio Rita, ti aspettiamo presto. Bene. Brano, se no dopo ci toglie la linea. E io invece dallo streaming saluto Francisca Zuin, Sonia Mescalchin, Michele Bordin, Luciano Padella, Stefano Missiaggia, Franco Gatto. Quanti e siete? Saluto così anche tutta l'orchestra di Stefania Marchesi. Un abbraccio anche a voi. Rossella Trovò, Franco Frasson e tutti gli amici naturalmente che ci staranno guardando o che ci guarderanno. Non ce la faccio più. A dopo! Vuoi ascoltare un do? Sto per dirti molto chiaramente che domani me ne andrò. Sempre più difficile la nostra realtà. Continuare che senso ha? Domandarci ancora cosa mai ci è successo. Aria soffocante, qui non si respira più. Io ti sento sempre più distante, sento che non sei più tu. Conseguenza logica, almeno per me, è di separarmi da te. Anche se il problema poi rimane lo stesso.
Le grandi emozioni non finiscono mai. Radio Sorriso ha preparato per te un cofanetto di 3 CD con le più belle poesie e canzoni di Radio Sorriso. Uno speciale cofanetto con 3 CD, le poesie di Radio Sorriso volume 1 e 2 e il CD I capolavori di Papà Albano. Tante canzoni e poesie per riflettere sulla bellezza della vita a soli 25 euro comprese le spese di spedizione. Ordina il tuo speciale cofanetto. Chiama allo 0423 7367 oppure prenotalo su sorriso.it. Ecco quello di cui ci occupiamo. No, non di tiro con l'arco. Facciamo sì che la tua campagna pubblicitaria colpisca il bersaglio. Grazie alle nostre numerose frequenze, possiamo mirare a quel preciso territorio dove il tuo investimento potrà finalmente tradursi in risultati innumerabili. Radio Sorriso appartiene a Classe 1 Network. Per informazioni, chiama l'800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno. Ai! Qui non si scherza, eh? C'è, c'è che mi sono innamorata di te. Con il cuore in mano lo confesso, e più ci penso, più ti voglio adesso. Allora sai cosa c'è? Che mi sento la sola per te. Qualcuno di cui non puoi fare a meno, stare senza te, perché l'amore viene e va, anche al tuo cuore busserà, e quando non ci credi più, sarai felice pure tu, primavera sarà. Se son rose fioriranno in fondo al cuore. Sai cosa c'è? Il mio giorno era vuoto finché non ho visto un giorno il tuo sorriso, e mi sono ritrovata in paradiso. E allora sai cosa c'è? Che la vita altra cosa non è, che un paniere di gioie e dolori, ma è meravigliosa insieme a te, perché l'amore e quando non ci credi più, sarai felice pure tu, primavera sarà, stagione dell'amore, e se son rose
Se son rose, Monica Marchiori, sì, Monica dei Rodisini, sì, sarà grandi. Anche lei nostra ospite domani sera dalle 18 alle 19, perché un po' di memoria. Siccome una di voi mi ha scritto, ma io pensavo che ci fossi tu in diretta domani, io ci sarò tutto il giorno, cari amici, non so, c'era anche Emanuele settimana scorsa. Sì, sì. Cioè, io sono qui, non scappo, è che devo gestire la cosa dal di fuori, perché quando si fa un programma in diretta che dura 10 ore, sì, conduttori, ma ci vuole anche sempre qualcuno fuori che in qualche modo gestisca il traffico, diciamo così, del programma. Sono intervenuto la scorsa settimana ogni ora per presentare l'ospite assieme ai conduttori, comunque ci sono, non abbiate paura che ci sarò tutto il giorno anch'io domani, e poi alla fine sono intervenuto perché mi hanno tirato dentro per salutare. Lui qui a Radio Sorriso, ve lo dico, fa parte un po' dell'arredamento, infatti lui dice che abita ad Abano, ma non so quante volte ci sei ad Abano, povera poco, la tua moglie. Poco, ma c'è ma... letto qui dietro, no? Eh? No, c'è, non c'è letto dietro. Almeno a casa a dormire, penso. Daniele, di tu qualche cosa, perché dopo sembra che siamo dai, solamente dai. Io e Emanuela che... Leggo. Dai. No, questo l'abbiamo... Questo abbiamo letto, questo qua. Abbiamo già letto tutto? Abbiamo già letto tutto. Dai. Non ci sono più messaggi. Danni... questo qua non l'abbiamo mica letto, manca il mio fratellone. Mio fratellone, un bacione alla tua sorellina. Ah, tua sorella che sta seguendo? Penso sia la Ketty? Ah, perché lui è figlio unico, quindi. Beh, allora, cosa vuoi che sappia io? Anche mio fratello figlio unico. Non so. In effetti sono rimasto anch'io così. Hai scritto ancora canzoni, Dani, oppure... No, in questo momento stiamo lavorando sul video. Ah, sul video che stai producendo un nuovo video. Però saranno novità anche questa. Sì? Sì, ma un video, una canzone inedita oppure una canzone... Non si può dire al momento. Ci stiamo innanzitutto... Ascolta, non ci stiamo guardando nessuno, siamo noi tre, sì, siamo come fossimo al bar. È una canzone già edita. Oh, una canzone già edita, questo lo possiamo dire, poi però... Basta. Insomma, sarà qualcosa di rivisitato e in qualche modo ci sarà un qualcosa solo nostro. Sì, solo nostro. Però al di là di questo... Dimmi, dica. Lei lo sa, caro direttore, gliel'ho già detto, che qui presente Daniele fa dei bellissimi video... E quello di She's Like the Wind, tra l'altro, lui non l'ha detto perché è sempre molto modesto. Se l'hai girato. Adesso, modesto, adesso sì. Mi raccomando, dopo voglio la paga. Sì. Sono modesto. Scherzo. Dai, dimmi. No, invece prima non l'ha detto, però quello se l'è autoprodotto, autogestito e pure cantato. Quindi ragazzi, veramente, beh, è un uomo dalle mille risorse. Daniele, se dobbiamo dire che se qualche orchestra che ci stesse guardando in questo momento avesse bisogno di un video operatore... per fare un filmato non solo video operatore, io collaboro con un proprio collega, fa montaggi video, abbiamo proprio una casa di produzione video. Dunque insomma sei qua da, anche aziendali, qualsiasi tipo di insomma, ecco, allora io avrei bisogno per casa mia. C'ho una perdita. Una perdita video? No, dai, sto scherzando. No, comunque, amici, come vedete noi stiamo cercando anche di smorzare un attimo questi periodi un po' di tensione che circola nel nostro paese. Però appunto, se avete bisogno, voi orchestrali che ci state guardando eventualmente, di produrre un vostro video con professionalità, chiamate me che io vi do i contatti di Daniele, oppure chiamate Emanuele, insomma, no? Giusto? Assolutamente. Poi io rinnovo naturalmente l'invito per noi come orchestra a chiamare il direttore qui presente, Roberto Gennaro, eventualmente doveste volerci nella vostra sagra, nel vostro evento, nella vostra manifestazione, insomma per noi sarà naturalmente un piacere partecipare. A Monterosso ci sei quest'anno, sì? Giusto? Sì, ci siamo. Ci saremo, l'abbiamo Monterosso già scritturata e anzi ringrazio e saluto tutta la direzione e lo staff della bellissima festa nella persona di Andrea per quello che ci riguarda. Bene, siamo... Ah, dovevo salutare Lucy e Claudio che ci stanno guardando in diretta Facebook, tutti gli amici di Facebook, perché da oggi, ve lo dico così proprio, se non ve lo dice il direttore ve lo dico io, da oggi è partita la diretta Facebook di Radio Sorriso TV. Eh sì, è la prima volta, quindi, è la prima puntata, pensa a te. Per noi un onore. Pensa a te che abbiamo iniziato proprio con Emanuela Angels. Ma non potevamo mica iniziare, che ne so, con Emanuele Angels. No, abbiamo iniziato con Emanuele Angels. Ma pensa a te che dovevamo iniziare proprio. No, speriamo sia andata bene, speriamo che gli amici che ci stanno guardando, scusatemi, da Facebook magari siano stati. Ma io vedo numerosissime partecipazioni e salutiamo anche Nicoletta Sturaro. La Nicoletta Sturaro, che saluto, è amica anche nostra, anche mia, sul profilo Facebook, ma tantissime altre persone che magari sono all'interno Se qualcuno mi è sfuggito, perdonate. Messaggi qui, messaggi qui, messaggi qui, qualcosa un po'. Insomma, Radio Sorriso TV a Facebook.
festeggiato 2 anni il 9 febbraio, di febbraio, no, detto, febbraio, a febbraio, febbraio e anni, noi sì. Ovviamente in questi 2 anni siamo sempre aspetta stati che arriva, diciamo, sporadicamente stava scritto di volta in volta siamo stati presenti, per cui insomma ovviamente ringraziamo te caro direttore, ma ringraziamo tutto lo staff grazie di Radio voi, Sorriso, così voglio veramente passare il messaggio anche a tutta la regia. Io per quanto concerne la diretta Facebook devo ringraziare Leonardo Bano che ci ha seguiti, che ci ha predisposto il tutto, però anche il nostro regista Eddie che è, anche lui è qui che ci sta seguendo non solo per la diretta televisiva anche attraverso Facebook, e ovviamente Andrea Zanella che ha fatto sì che tutto venisse risolto e venisse preparato, come anche il nostro Massimiliano Marchi, insomma, che si è messo a disposizione perché per questo evento, questa prima volta della diretta Facebook di Giro di Tacco. Ci salutiamo come, a parte il brano che è Addio Paris, però dobbiamo salutare qualcuno. Daniele, saluta tu il pubblico di Sorriso TV con parole tue. Dunque tiriamo giù la serranda e siamo a posto, chiudiamo. Okay. Abbiamo già chiuso. Ciao, un saluto e un abbraccio enorme a tutto il pubblico. Speriamo di rivedervi il prima possibile. Un abbraccio a distanza, ovviamente. Viste le circostanze. Manu, tu hai già chiuso anche tu. Ma che abbraccio a distanza? No, io invece credo nella vicinanza, nei baci e gli abbracci. E insomma, poi se ci prenderemo sto raffreddore lo piglieremo. L'abbraccio non vuol passerà. Che sarà. Amici, grazie a tutti voi di vero cuore, vi aspetto domani dalle 10 sempre sul canale 74 del Digitale Terrestre, dalle 10 a partire dalle 10 di domani mattina in diretta fino alle 20 di domani sera, Giro di Tacco speciale non stop appunto su Sorriso TV, e grazie ai miei ospiti, grazie a Emanuela, grazie a Daniele e grazie ovviamente a tutti voi che ci avete seguito fino a questo momento. Un saluto particolare in questo momento, perché so che insomma sono anche loro un po' esiliati, per così dire, all'IRA, alla casa di riposo, dove insomma qualche volta insomma ho l'occasione di andare a fare qualche cantata, chiamiamola così, solo giusto per creare insomma un po' di ambiente allegro, perché magari ne hanno bisogno anche di quell'ora di svago. Quindi insomma li saluto e li abbraccio veramente tutti con il cuore, ai nostri anziani. Ciao a tutti, addio Parì, ciao Eddie, grazie, ciao a grazie a tutti voi, grazie. Ciao. La Seine e Boulevard, chissà se ancora rivedrò. Adieu Paris, Champs-Élysées, vers Notre-Dame, Longchamp des Gigondons, mi porterò sempre nel cuore. Non ti romantiche, non salto. Amore che la
Avete appena visto Giro